ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Siamo qui per continuare la quarta, diciamo il quarto episodio di il quarto capitolo di Rise Son of Rome. Ragazzi, l'unica pecca che ho trovato in questo gioco, vabbè, oltre al fatto che dovete combattere, chi piace combattere sarà innamorato di questo gioco, ma ovviamente chi vede che è molto monotono gli prenderà i coglioni, eccetera. Questo gioco classica, una cosa classica, ragazzi. Deve piacere il genere cruento di combattimento, sangue, cioè, sangue che vola da ogni parte, carne, tagliate di braccia, eccetera. L'unica cosa che mi dispiace di questo gioco è che, vedete ragazzi, sono al quarto capitolo, ho giocato a pochissimo, ho fatto un paio di puntate e sono già al quarto. Quinto, sesto, settimo, ottavo, ragazzi. È veramente corto questo gioco, mi dispiace tantissimo, purtroppo è così. Spero di allungarlo un pochettino, magari, non lo so, vi faccio vedere anche il multiplayer uno di questi giorni, per vedere come funziona, perché non l'ho ancora provato, vorrei scoprirlo. Quindi ragazzi, partiamo subito, andiamo su campagna. Continuiamo da quella dell'altra volta, ragazzi. Aspettate che mi metto le cuffie. Olè, uno, ok, così vi sento, così sentiamo bene anche il mio audio. Che cazzo? Ah, non mi dire che mio fratello me l'ha messa al contrario. Hanno rimesso io come un coglione al contrario. Ok, perfetto. Allora, continua campagna. Ah, ragazzi, dobbiamo andare in avanti scoperta. Bellissima sta libellula. Perché mi sta volando? Ah, è un drone d'attacco, ragazzi. No, un drone di difesa, dato che è drone d'attacco. Allora, dobbiamo andare attraverso il fiume. Ovviamente son da solo come un pollo per farsi bruciare, farsi devastare. Allora, vedo delle mura barbare lì. Cazzo, scendi, grande zio. Ultra atletico Marius. Allora, prendi cartolina. Siamo 4 su 21. Ragazzi, mi dispiace tantissimo che il gioco sia veramente così corto, perché purtroppo se vi innamorate di questo gioco. Andiamo in ricognizione, piazziamo trappole e occhi aperti. Riferiamo qualsiasi attività romana nella zona. Ok. Faranno di tutto per riaverlo. Quindi dobbiamo ammazzarlo. Qualsiasi cosa, dai, mio sangue. Un romano solo soletto. Minchia, abbiamo ammazzato tutti i pezzi di me. Ma non ti coglioni, ma se fa le spalle, cazzo. Proprio scarso. Tang. Ale, gola tagliata, ragazzi. Adesso ti butto giù anche a te. Così facciamo una combo, ragazzi. Facciamo una combo, ragazzi. Io voglio una combo per entrambi. Per farvi divertire un po'. Olè! Sì, cazzo! Super esecuzione! Trova la strada per l'acquedotto. Ok. Allora, siccome ci sono barbari qui in giro, ragazzi, dobbiamo stare molto attenti ora. Perché ovviamente non sappiamo dove cazzo siano. Allora, scendiamo qui giù. Ok, cerca un punto per guardare il fiume in sicurezza. Come cazzo lo guardo il fiume in sicurezza? Guarda qui. Bello. Guarda qui. Cerca un punto. Questa è la cosa brutta, ragazzi. Che non vi indica il punto che dovete vedere. Questa è la cosa brutta. Non sapete dove cazzo dovete andare. Quindi, ad esempio, adesso. Ma dai. Bastardi, non ci sono i nostri compagni, ragazzi. Ma guardate, che bastardi. Cazzo, dei selvaggi. Minchia, li hanno tagliuzzati, ragazzi. Bastardi. Che cazzo era? Sicuramente era una trappola, ragazzi. Scommettete? Quello che volete. Una trappola era. Io non l'ho capito subito. Poi abbiamo capito che qui ci sono anche trappole. Vediamo. Dai, ma la quarta legione è stata distrutta. Dai, dai, zio. Non guardare troppo che ti fa male. Questo! Ecco il macellaio del barbaro. Tranquillo. Vieni! Ti sto...
Non pensare veramente di sopravvivere, eh? Brutto stronzo, così impari a uccidere i miei compagni. E ringrazia che non ti posso riservare un trattamento migliore, bastardo. Bam, bam, bam. Cazzo. Andiamo ragazzi, andiamo avanti. Ok, allora, punto di controllo. Ovviamente sono altri cadaveri lì. Mi son cagato. Ah, poi vorrei capire come cazzo sono interrate queste trappole, perché sono veramente assurde. Ok, ci sono uno, due, tre. Facciamoli andare via, raga. Non ho voglia di combatterli. Prende troppo i coglioni dopo un po'. Andiamo, andiamo, andiamo. Dai, dai. Ma è pieno. Credi che Budica abbia fatto bene i suoi calcoli? Veni! Per fare... Eccone uno! Un centurione, ragazzi. E porca puttana, quanti cazzo siete? Dai! Cristo, dai! E basta lì! Minchia, vi ammazzo tutti oggi. E doppia! Ma porca puttana! Uno! No! Non togliermi lo scudo! Vai, sì! Grande! Ma che cosa bella questo gioco, ma che cosa bella, violentissimo, come piace a me. Devi morire, tu l'hai capito, che non devi più sopravvivere. Sì, vieni. No, cosa chiedi pietà, Nella schiena, brutto stronzo. Della saffina che farete voi, ragazzi. Ma cosa vuoi fare? Cosa anche tu, pezzo di merda, sempre alle spalle! Tu non devi più difenderti, vieni! Moia, a cazzo la faccia! Vieni, tu vieni! Molla quel cazzo di scudo che devi morire tu. Hai finito di vivere, capito? Hai finito di vivere! Brutto stronzo. Oh. Ancora. Bam. Bam. Due. 80 mi colpiscono. Tu hai rotto i coglioni però. Basta, ero di coglioni tu, vedi? Devi morire. Finito. Oh. Così va già meglio. Non toccarmi. Però questa cosa non va bene secondo me, ragazzi. Che loro rimangano fermi a guardarmi mentre uccido i loro compagni. Difesa al mio scudo, stronzo. Ah, olè, affettina ragazzi. Vamos. Andiamo qui. Allora, continuiamo il percorso ragazzi, perché sicuramente troveremo qualcosa, troveremo altri barbari. Io mi voglio divertire, ci sono 50.000 percorsi come potete vedere. Oh Cristo, mi son cagato. Pieno di trappole. Poi vorrei capire come loro fanno a sapere che ci sono delle trappole. Per loro, magari si ammazzano anche tre. Potrebbe attaccare l'acquedotto. Sì? Vorrei vederli alle prese con gli arcieri stanziati da Budica. Dobbiamo sorvegliare la foresta per impedire ai romani di passare? E venite, vi sto aspettando. Brutti stronzi. Cosa fai? Ah, sempre alle spalle. Solo così sapete combattere. Minchia, siete delle merda. Minchia, pezzi di merda. Cazzo di Assassin's Creed. Ovviamente ne paro uno e ne attacca anche l'altro.
Poi ovviamente quando faccio una combo mortale per ammazzare gli avversari, loro rimangono a guardare l'avversario del loro compagno che muore. Giustamente. Ole. No, no, staccati, staccati. Oh. Tang. Tang. Ole. Pam. E adesso manchi tu, stronzo. Giustamente. Una taglia di gola. E non piangere. Assassin's Creed, tu l'assassino delle... Allora smetti, devi morire, hai capito? Basta, devi morire! Ancora? Ma non finiscono più, ragazzi. Vai! Sì! 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 Grande! Andiamo! Cosa ti difendi? Spabam! Ecco, vai via, va! Rango successivo sbloccato. Sento sbloccato. Allora, devo andare... Dove cazzo devo andare? Ah, ecco. Andiamo, ragazzi. C'è un punto per guardare il fiume in sicurezza. Va, andiamo. Ovviamente solo io mi cerco le cose più difficili. Andiamo qui. Sicuramente adesso avremo una buona visione sul fiume. Guardate. Ah, che strano. Vamos. Cammina, tranquillo. Non è che vai più veloce per non farti vedere. No. Piano, ragazzi. Piano. Chi va piano va sano e va lontano. Dai, blocchiamoci qui, ragazzi. Se riesco vi faccio vedere direttamente il punto in cui arriverò e attaccherò questi stronzoni. Anzi, vediamo se me lo salvo. 2 secondi, ragazzi. Vediamo se mi salvo. Così almeno ce l'ho salvato e possiamo partire subito. Perdi qui. Le legioni si avvicinano. Disponi i tuoi arcieri ai lati della strada e scoccate al mio segnale. Gli ordini. Eh? Forse di qui si sale. Ok, ragazzi, fermiamoci qui. Quindi, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Spero che comunque sia Rise vi stia piacendo. Se avete Xbox One, non ce l'avete, non avete comprato il gioco, ve lo consiglio. Secondo me, ragazzi, però non ve lo consiglio a 64€, perché comunque sia, da quello che ho capito, principalmente il gioco si basa sulla storia. Quindi se riuscite a trovarlo magari usato a 40€, 45€, io ve lo consiglio di più. Vi consiglio di prenderlo a quel prezzo, perché... non li vale come potrebbe essere Call of Duty, Battlefield, che comunque sia offrono sia la storia che il multiplayer. Anzi, principalmente questi giochi sono incentrati sul multiplayer. Quindi, ragazzi, da Cura 90 è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. E noi ci vediamo alla prossima. Quindi, bella, raga!